Il Termoli Wild Summer 2019 nasce con l'obiettivo di ascoltare la voce dei turisti, dei cittadini e degli amici per uno scopo ben preciso, per migliorare la città e quindi il turismo durante la stagione estiva. In questa puntata vi presentiamo il Tricheco, uno dei lidi più belli del litorale termolese. Ciao, sono Alessandra e vengo al Tricheco da un paio di anni. Mi trovo molto bene grazie alla cordialità dei titolari, è un lido pulito, poi ho una bimba, quindi ci sono i giochi, ci sono le strutture adatte per accogliere una famiglia, tant'è vero che il lido secondo me è un lido familiare. Alessandra, perché hai scelto Termoli per questa vacanza estiva? Termoli mi piace perché è piccina, è curata, pulita, è tipo una piccola bomboniera. Poi i ristoratori sono gentili, il cibo buono, è molto vicina alla mia città, quindi per qualsiasi urgenza posso tornare a casa. E le strutture sono carine, non lo so, mi piace il fatto di trovarmi in una piccola città, di creare un'intimità con le persone del posto e di ritrovarle poi magari il prossimo anno. E la ristorazione? La ristorazione io mi sono trovata bene, naturalmente non ho visto tutti i posti, alla fine vado sempre negli stessi lì dove ho creato appunto un rapporto personale magari con i titolari delle attività, però per me è eccellente. Siamo in compagnia di? Fabiola. Fabiola, vieni dal Tricheco da quanto? È il primo anno che vengo qui. E ho scelto questo lido perché è molto attrezzato per i bambini. Mio figlio è stato lui a scegliere questo lido perché ha tanti giochi a disposizione e anche noi ci troviamo molto bene perché se vogliamo rimanere a mangiare, magari non l'avevamo preventivato prima, c'è un ottimo servizio di ristorazione sia a pranzo che a cena. Un'ottima pizza pure. Un'ottima pizza, esatto. E poi la gentilezza dei proprietari, veramente attrezzati, bagni pulitissimi, larghi. Veramente ci troviamo molto molto bene. Tranquillità, sicurezza in spiaggia? Molta, perché per esempio i giochi per i bambini sono tutti recintati, al mare io anche dalla seconda fila, se mio figlio si fa il bagno io lo riesco a vedere da sotto l'ombrellone se non ho voglia di farmi il bagno, e ci sono sempre comunque bagnini molto vigili, anche quando ci sono le onde della Tirrenia che qui creano un po' di movimento, è divertente per i bambini, quindi ci troviamo veramente bene. Fabiola, da poco è cambiata l'amministrazione comunale, hai dei consigli da dare? Ma io dico che sono da poco che si sono insediati e già stanno facendo qualcosa, spero che riescano a incentivare un po' il lungomare, ho visto l'altro giorno che hanno fatto un evento e quindi con le bancarelle la gente si è spostata e spero che questo nei prossimi anni anche per i giovani riescano a attrezzare cose, insomma che riescano ad attirare anche dai paesini le persone perché è una città di turismo che vive di turismo e quindi va incentivato. Diamogli il tempo, vediamo. Cosa ne pensi del nostro operato di Termoli Wild? Sembra un servizio aggiuntivo dei cittadini perché è un punto di ritrovo per noi, se abbiamo una segnalazione da fare c'è qualcuno che se ne prende, diciamo, l'onere di doverlo segnalare, di far vedere e comunque porta a conoscenza anche noi cittadini delle cose che magari non notiamo della città. Siamo in compagnia di? Luana Cacchiarelli, buongiorno a tutti, buona domenica. Luana, da quando frequenti il Lido Tricheco e cosa ne pensi del Lido? Allora, io sono una forse delle più vecchie frequentatrici di questo Lido. Vengo qui da più di 30 anni con la mia famiglia, ok. Penso che sia un bellissimo Lido. Era bello prima che lo ristrutturassero perché aveva una sua particolarità. Ed è bellissimo anche adesso, è un lido esteticamente molto molto bello, uno dei più belli a Rio Vivo, diciamo la verità. E di questa spiaggia cosa penso? Penso che io ci sono affezionata, ci venivo qua da piccola con i miei genitori, quando venivano i zii, si stava alla spiaggia libera. Penso che sia un bellissimo posto, un posto dove si può stare. In 30 anni non mi hanno mai rubato niente, dico solo questo. Io lascio la borsa, lascio tutto, quindi penso che si sta bene. Quindi c'è sicurezza, sì, tranquillità, tranquillità, e le famiglie si possono rilassare. Si sta molto bene qui, molto bene. Luana, cosa ne pensi di Rio Vivo e se hai dei consigli da dare alla nuova amministrazione? Allora, riguardo Rio Vivo, io vengo con lo scooter tutti i giorni,
La prima cosa, vabbè, come necessitano tanti posti e luoghi di Termoli, ma la strada. Ma non si può accettare che in un posto di mare ti arrivano i turisti con le macchine, fanno una passeggiata a piedi per venire al mare, la strada è indecente. Cioè non può essere, almeno la strada, l'asfalto, quantomeno che sia fatto, insomma, che sia fatto a modo, che non ci siano le buche. Per quanto riguarda i percorsi pedonali invece? Percorsi pedonali non ce n'è perché la strada è quella che è piccola. Quindi solo marciapiedi stretti? Marciapiedi, io sono passata l'altro giorno qui, insomma subito dopo il Tricheco, c'è una ringhiera che era piena di erba che cadeva fine giù. Vabbè, comunque il verde bisognerebbe curarlo. Miglior cura del verde. Bisognerebbe curarlo il verde e soprattutto qui dove ci sta quella collina di terra che sopravanza la ferrovia. Io già l'ho consigliato in un'altra situazione di fare, non so come, tecnicamente ci penseranno i geometri e chi compete, però di fare una specie di scalinata oppure terrazzamento? In orizzontale degli steccati di legno con delle piante, cose, e poi sopra una balconata pure stretta, sempre con del legno senza mettere cemento. Non lo so, fare una struttura che sia una passeggiata e che possa collegare anche dei luoghi, non lo so. Più a monte, ma non è che sia proprio necessario, però se si può fare, no, perché c'è la ferrovia di mezzo, non si può fare. Comunque, fino a un tot sotto la ferrovia si potrebbe fare di quella montagna terribile che è piena di erbaccia, di, come si chiamano, le more, quelle spine lunghe, grandi. Ortiche. Piena di erbaccia secca e non. Quindi fare abbellire proprio paesaggisticamente il luogo. E così come anche dall'altra parte, però vabbè, stiamo parlando di Rio Vivo e parliamo di Rio Vivo. Le strade, una passeggiata, un marciapiede, piccolino pure che sia, ma a modo, e dopo questo sgorcio di collina che potrebbe essere bello, un bel panorama anche per chi si gira, no? Anziché vedere quattro palazzi bruttissimi, tra l'altro. E poi tutto sto terrone qua, sto terriccio che sta, che comunque si può mai sapere, un giorno frana. Servizi generali, navette, trasporti pubblici. Le navette, cosa bruttissima quest'anno, perché io ho proprio mia sorella nello specifico che non riesce proprio, non viene al mare perché lei ha dei problemi, insomma, lei non guida, deve chiedere sempre dei passaggi, chiama anche il taxi addirittura. Non capisco perché la navetta a Rio Vivo non c'è. E mi sa che quest'anno c'è solo il weekend. E poi un'altra cosa voglio dire alla nuova amministrazione: un autobus, una circolare che passi comunque sotto via Giappone non c'è. Da via Giappone devono andare giù al Molinello e prenderla sopra la salita, sopra la prima entrata del parco di via Molinello. Quella è una cosa che comunque che si dovrebbe fare. Vabbè, apro e chiudo parentesi. Siamo con Alessandro, buongiorno. Alessandro, vieni da? Guglionesi. Da Guglionesi a Termoli, a Rio Vivo, Lido Tricheco. Perché scegli il Tricheco? Perché è abbastanza attrezzato e tranquillo, un tiro tranquillo, e gente capace, competente e educatissima. Per i bambini adatto, soprattutto ci sono strutture? Sì, i giochi, ci sono abbastanza giochi e poi sono in sicurezza, e diciamo che è il primo anno e sicuramente ci torneremo anche per i prossimi anni. Da poco è cambiata l'amministrazione comunale, hai dei consigli da dargli? Come vedi Termoli oggi? Ma diciamo che sta funzionando, sta cambiando qualcosa per quello che ne capisco, e quindi penso che faranno buone cose. Siamo con? Massimo. Massimo, da dove vieni? Da Foggia. Da Foggia. Ci troviamo presso il Lido Il Tricheco. Cosa ne pensi della struttura? Credo che sia ad oggi una delle migliori strutture, nel senso che è stata rinnovata, se non sbaglio, uno o due anni fa, e quindi rispetto alle altre, diciamo, è andata avanti, quindi nel dare spazio ai turisti e soprattutto alla città. Massimo, da poco è cambiata l'amministrazione comunale a Termoli. Hai dei consigli da dare?
Beh, devo dire, i consigli, ci sono sempre dei consigli da dare, però per quanto riguarda il sindaco Roberti mi fido al 100% perché è una persona per bene, una persona che ama Termoli. È ovvio che la cosa più importante a mio avviso per quanto riguarda Termoli sarebbe la crescita del turismo, perché una città come Termoli può fare, ha delle potenzialità incredibili e quindi si può arrivare da qualsiasi parte. Quindi consigli ce ne sarebbero, però è un po' in generale, è un discorso diciamo un po' lungo, ma che racchiude diciamo le strutture alberghiere, le strutture che riguardano la ristorazione, i lidi stessi, per dire il Tricheco forse è uno dei pochi lidi negli ultimi anni che si è rinnovato al 100% e quindi questo fa piacere e noi ne usufruiamo.